Ok, 28 giugno stamattina ce la siamo presi un po' con calma, visto che ieri sera per la foto di rito al Globo abbiamo fatto le 3 di notte, quindi sono le 10 e mezzo più o meno. Siamo in partenza da Nordkap. Adesso scendiamo, non ho prenotato ancora nulla, vediamo durante il cammino un po' come siamo messi e dove ci possiamo fermare per la notte. Quindi prossime destinazioni saranno le isole Lofoten. Si va, vediamo un po' come procede la giornata. Si ritorna a casa. Mi dispiace tantissimo lasciare questo posto, non so, forse un giorno ci ritornerò, chissà. Questa però è stata un'esperienza davvero importante. Ieri siamo arrivati intorno alle 22:30 al Globo e per entrare le moto abbiamo dovuto aspettare le 2 di notte. Quindi ragazzi, se qualcuno ha in mente di fare un viaggio simile e vuole arrivare con la moto al Globo per la foto, il consiglio è quello di andare dopo le 2 direttamente. Tra l'altro fa molto freddo, quindi ieri abbiamo beccato anche molto vento. È meglio, almeno per come abbiamo fatto noi, prenotare uno chalet a valle, nel campeggio che c'è a valle a Capo Nord, e poi fanno entrare le moto e andare su. È la cosa migliore. Tra l'altro a quell'ora non c'è nessuno, quindi nemmeno si paga. Eccolo qui, un benzinaio. Stamattina siamo partiti con un metà serbatoio, quindi non c'è nessun problema, ma è meglio sempre fare i problemi. Si trovano facilmente dei benzinai. Siamo ripartiti alla volta delle Lofoten. Bisogna tenere una velocità bassa perché ci sono limiti dappertutto, autovelox, e andiamo così sugli 80 all'ora, anche perché andare più forte non ha senso, meglio godersi questi scorci stamattina. Comunque devo dire che da quando abbiamo iniziato la discesa sul versante norvegese è veramente una cosa indescrivibile. Ad ogni curva si apre uno scenario e un panorama mozzafiato. Che dire, la Norvegia mi sta veramente piacendo tanto. Temperature di 15 gradi, quindi si sta molto bene in moto. La tappa di oggi prevede 287 km, 4 ore di strada, mi dice il navigatore. Ci metteremo sicuramente di più, circa 6 ore. Siamo a Narvik, ora superiamo questo ponte e usciamo dalla città. Vento laterale incredibile. Complicato tenere la moto, però la sentite. Ok. Inizia anche a piovere, ma di là vedo che sicuramente sta piovendo in quella direzione. Fiordo spettacolare, veramente. Vabbè, qua mi sa che si prende il traghetto. No. Gianni, vorresti vivere in una casetta di queste? Tranquillo, la mattina a pesca. Questo panorama spettacolare, lo stai vedendo? Madonna santa.
mancano 18 km, almeno così mi dice, al primo traghetto. Vedi che bel ponte. Bellissimo. Guarda. Poca neve però c'è anche qui. Boh. Dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave until empty. Got it all back by myself. No, nobody can tempt me. If I tear off, you know, I'm breathing, sitting on my own. Can't keep making nexus from the pressure. Lessons after lessons. Had to question these glaring design flaws. Can't keep love built from a love song. No, I'm not only with solo and solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave and siamo le Lofoten. Lofoten. We'll be right back.
qua stanno gli autovelox. Comunque 80 è il limite, ci siamo. Siamo arrivati a Rain. Ora dobbiamo salire Rheinsbrücken. Andiamo su. I look at you and it's easy to see. You are the someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue.